was a tough game against a great team, but for us it's very important to win this game, because for the first time in my life, in the life of 90% of the teammates, is the first Final Four. And so we are so excited, and a lot of people come from Reggio, and this gives us a lot of energy. We approach the game in the right way, with a great defense and running fast break. Then can happen also that we miss easy shot, but no matter, because we play with intensity, we play with energy in defense, like coach says and asks us before in the locker room. Then in the third fourth quarter we increase with the defense, and last quarter we keep 10 points and we arrive until the end with that advantage. So for us is a big win. First time in Reggiana life we go to the final of European Championship. So what we can say, that Sunday is another game, is a big game, and we have to rest to stay together tomorrow to analyze the game, to talk about triumph, to go in the court Sunday, and to have 5,000 people for Reggio. I expect this. Thank you, Andrea. Short statement by Coach Manetti, in English, please. We are very happy. A very important win that give us a lot of confidence. I want to congratulate also with the Gaziantep, because we play together a tough game. With many parts of the game where someone tried to go in front and to win the game. We did a very good approach, playing strong in defense and after running. After Gaziantep came back in the game, but the key was the beginning of the third quarter when really we approached the restart with great aggressiveness and moving the ball, looking only for the right shot. In the last 3 minutes we stopped to play, waiting the time gone, and this was a big risk, but the important was that we win. Is an historical win for the city, for the team. And so we go Sunday with the same emotion, with the positive focus, try to win Sunday. Is there any questions in English before we leave? Yes, sir. You played against the best defensive team in Europe, obviously. You hold them to 55 points. Is this the plan, or the plan was to score more points than they had? Yeah, the plan was that they score less and we score more. So the plan go very well in defense and not so good in offense. No. This team has, in the last 2 months, has a completely different defensive approach. For example, James White, that did a not so good game in offense, was amazing in defense, about focus, about position, and my guys play really with the right focus, never giving the possibility to Gaziantep to bring easy shot. If you remind during the game, they bring like 4 or 5 times. They score at the buzzer with 1 second to the end, but because they execute perfect, then we was there. So the idea was to play that kind of game, because playing that kind of game we can run, and this is what we like, especially in a situation like this, because it's a home game. Any other questions in English, please? During this game, we had this impression that you have always found player that was able to the so you are not given the impression to go down, to go south. Do you think this is the right time? Scusa, devo farlo in italiano. No, non sei stato perfetto, ma tu pensi, perché c'era Tosi che ti faceva le facce dietro. Is anybody, just one, is anybody else wants to ask a question in English before we switch to the Italian? No?
Siamo stati molto bravi nel controllare anche il ritmo, nel senso che abbiamo corso quando dovevamo correre, anche rischiando qualcosa, ma come è giusto fare. Infatti due o tre palloni poi ci sono anche un po' usciti, credo anche perché naturalmente era una partita dove la palla pesa un po' di più, ma poi siamo stati molto bravi anche ad alternare, fare della buona difesa e correre, invece giocare a metà campo in altre situazioni, quindi vuol dire. Sì, in italiano posso. Senti, credo che stasera, dato complimenti ad Andrea che ha fatto una partita sui due lati del campo strepitosa, che è rimbalzo, e stasera abbiamo visto bene come il segreto del vostro successo sia un quintetto base perfettamente bilanciato, dove accanto all'esperienza e al talento dei due dioscuri e oltre alla consolidate le leadership di Andrea stanno crescendo esponenzialmente due ragazzi che uno in attacco e uno in difesa sono diventate delle presenze. Ti chiedo, nella prospettiva della finale, credo che questa esibizione di unità soprattutto, compattezza eccetera, sia forse quello che avete più da spendere al di là dei 5.000 reggiani eccetera, le Termopili, tutto quanto, cioè è questo quello che mi sembra. Sì, è vero, nel senso che anche in conferenza stampa, quando sembrava un pazzo, ma quando ho detto che sì, poteva fare quel che voleva, lo si è visto, nel senso che lui deve avere veramente la libertà di fare ciò che vuole, perché ha un tale focus difensivo che è giusto che in attacco faccia, poi si possa prendere i tiri che voglia prendere. Invece mi è piaciuto anche Riccardo, ma Riccardo lo continua a dire, tutte le sue partite dipendono assolutamente da lui, né da me né dagli avversari, perché è lui che decide e deve decidere che tipo di approccio deve avere. Questa squadra negli ultimi due mesi e mezzo, tre, ha un tipo di coesione completamente diverso, è quello con cui abbiamo combattuto tutto l'anno, è quello che predicavo a loro per tutto l'anno, e credo che nell'ultimo periodo si sono accorti che essere coesi è più importante spesso, come hai detto te, dei 5.000 reggiani o di un pick and roll o di una difesa zona, ecco, della tecnica, diciamo così. Al di là di questo io credo che siamo stati impeccabili a livello difensivo, perché non abbiamo mai praticamente sbagliato niente, e la gestione del ritmo, grazie anche a Cincia, ma anche e soprattutto grazie anche agli altri giocatori. Mi ricordo, non so, un paio di volte White che ha rinunciato a qualche piede e ha giocato. Sotto l'aspetto tecnico credo che al di là della coesione abbiamo fatto una grande partita. Is there any question for Andrea? We can let Andrea. Sì. Abbiamo visto tanti complimenti. Abbiamo visto uscire gli ultimi 30 secondi e toccarti il polpaccio, se non sbaglio. Come stai? C'era un crampo? Sì, crampo. Sono tranquillissimo. Niente. No, secondo voi mi direbbe che